La torre pendente di Pisa è stata dichiarata meraviglia del mondo per la sua eccezionale architettura romanica, per le sue dimensioni e per via della sua peculiare inclinazione, rappresentando un'iconica costruzione italiana e famosa in tutto il mondo. Ma sapevi che Benito Mussolini una volta tentò di raddrizzare la famosa torre di Pisa? Sì, hai sentito bene. La torre inclinata più famosa al mondo, che oggi è un simbolo iconico dell'Italia, ha rischiato di perdere la sua caratteristica inclinazione per colpa di un'ambizione. In questo video ti spiegherò questo bizzarro episodio della nostra storia. Ma prima, non dimenticare di lasciare un mi piace al video, che aiuta moltissimo il canale. Partiamo con una domanda. Ma perché la Torre di Pisa è così storta? Devi sapere che questa meraviglia architettonica fu costruita in due secoli, poiché per realizzarla capitarono una serie di intoppi durante la costruzione. Il terreno su cui poggia, all'epoca, era un terreno molto paludoso e friabile, cosa che gli ingegneri del tempo sapevano, ma che decisero di ignorare. La torre non era pensata per essere indipendente, ma per essere parte di un complesso architettonico, e durante la costruzione, quando raggiunsero il terzo piano, la torre già mostrava una certa pendenza, e non sapendo cosa fare, i costruttori fermarono la costruzione per quasi un secolo. Anche se diversi ingegneri hanno cercato di correggere l'inclinazione nel corso degli anni, quando hanno ripreso la costruzione del terzo piano, il centro di gravità mutò e la torre iniziò ad inclinarsi verso nord. Con l'aggiunta del quarto, quinto, sesto e settimo piano, la torre tornò alla sua inclinazione verso sud e da allora è rimasta la stessa. Dopo 199 anni, la torre era completa, nel 1399. Nel 1934, durante il suo regime, Mussolini decise che la Torre di Pisa, con la sua pendenza evidente, non era un'immagine adatta per l'Italia forte e rigorosa che voleva promuovere. Secondo lui, la torre rappresentava un simbolo di debolezza e, in quanto tale, doveva essere raddrizzata. Così ordinò agli ingegneri di intervenire. La soluzione? Iniettare cemento alla base della torre per stabilizzarla e ridurre l'inclinazione. Ma come spesso accade con i piani troppo ambiziosi, il risultato fu esattamente l'opposto di quanto desiderato. Devi sapere che le fondamenta della torre erano profonde solamente 3 metri in origine. L'idea era quella di pompare le fondamenta con tonnellate di malta nel tentativo di correggere la sua inclinazione. Invece, rese la base più pesante, trascinando la torre in un'inclinazione ancora più evidente. Invece di raddrizzarsi, la Torre di Pisa sprofondò ulteriormente nel terreno, aumentando la sua inclinazione. Un disastro che mise in evidenza l'incapacità del regime di comprendere appieno le complessità tecniche e ingegneristiche del caso. Che ci crediate o no, non ci sono evidenze storiche che Mussolini sia stato multato o abbia subito conseguenze legali o disciplinari per il tentativo di raddrizzare la Torre di Pisa. Il progetto, infatti, fu seguito da ingegneri e tecnici sotto la direzione del regime, e il fallimento fu più una questione di errori tecnici che di responsabilità personale del dittatore. La torre pendente di Pisa è stata soggetto di diversi progetti di correzione che non hanno risolto il problema della sua inclinazione. Tuttavia, nel 2001, un team di ingegneri ha livellato il terreno sotto la torre e ha introdotto dei meccanismi di ancoraggio per una posizione più sicura. Questo è stato di gran lunga il lavoro di maggior successo, dichiarando ufficialmente la torre stabile per almeno i prossimi 200 anni. Nel 2008, gli ingegneri scoprirono che la torre non si muoveva praticamente più, per la prima volta nella storia della sua costruzione. Scrivimi nei commenti se sei già andato a visitare la torre dal vivo. Spero che questo video ti abbia colpito e che ti abbia fatto imparare qualcosa di nuovo. Se così è stato, ti invito a lasciare un mi piace al video ed iscriverti al canale per supportarci a portare sempre nuovi contenuti. Detto questo, ti saluto e ci rivediamo al prossimo video.